Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Sacco di Milano. È un piacere ritrovare degli scienziati in questa trasmissione. Siete stati protagonisti quotidiani del nostro racconto nella fase terribile della pandemia. Poi piano piano siete un po' scomparsi dagli schermi. Perché? Perché le restrizioni sono diminuite, la nostra convivenza con il virus si è fatta più serena e adesso siamo davanti a delle decisioni adottate dal governo che sembrano voler archiviare la stagione di emergenza. E vorrei parlare con due esponenti della comunità scientifica di questo, a partire dal provvedimento più importante, quello dell'abolizione dell'obbligo vaccinale per i sanitari, ovviamente l'obbligo sul Covid. Nino Cartabellotta, era ora di fare questo provvedimento, considerando anche la difficoltà che gli ospedali incontrano a avere personale in corsia, nei reparti? Ma guarda Francesco, io credo che bisogna distinguere due aspetti. Uno, che è quello che va a coincidere con la discontinuità politica, che inevitabilmente in questo momento aveva anche necessità, ecco, di anticipare quella che era una scadenza naturale del 31 dicembre di abolizione dell'obbligo e reintegro di questo personale. L'altra è quella pratica. È evidente che questo tipo, diciamo, di azione avrà, diciamo, un impatto modestissimo, se non nullo, sugli aspetti, diciamo, di tipo clinico, di gestione della pandemia, ma che non mi si venga a vendere, come ho sentito da qualcuno, come un'operazione fatta perché siamo in difficoltà con il personale sanitario, per tre ragioni. La prima è perché stiamo parlando di 4.000-4.500, i numeri esatti, diciamo, purtroppo non si riescono a identificare, di cui i medici sono circa 2.000, ma di questi la maggior parte sono liberi professionisti, odontoiatri, quindi che non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. La seconda è che a livello locale sia ciascuna regione sia ciascun direttore generale di azienda sanitaria può decidere un mansionamento differente per questi professionisti che per ragioni di varia natura hanno scelto di non vaccinarsi, ma che comunque hanno contribuito, o non tutti ma una parte consistente, anche alla diffusione di teorie negazioniste e novax. Quindi anche dai colleghi, dico, sono colleghi sì, che sono visti, diciamo, non in maniera assolutamente collaborativa dal punto di vista professionale. Per cui, ecco, io qua leggo semplicemente una così segnale di discontinuità politica, certo, con impatti sostanzialmente minimi o nulli per quello che riguarda da un lato il rischio infettivo, dall'altro voglio dire il miglioramento della situazione del personale sanitario. Cartabellotta, lei che fa dell'evidenza scientifica la bandiera del suo operare, Gismondo dice non si poteva sollevare un dubbio, e fa parte del metodo scientifico esercitare il dubbio, per cui chi li sollevava era nella legittimità. Ma guarda Francesco, quello che io ho rilevato rispetto quella che potremmo identificare oggi una non coerenza tra evidenze scientifiche attualmente disponibili, e non dimentichiamo che le evidenze scientifiche, soprattutto nei campi dove ci si avventura con nuove ricerche, cambiano rapidamente, e che sono state prese alcune decisioni, ecco, una per tutte quella del Green Pass, quando all'inizio si sapeva, comunque si immaginava, che il vaccino proteggesse in maniera importante al contagio. Poi a un certo punto le evidenze scientifiche hanno documentato che la protezione era modesta, intorno al 60-70%, poi con Omicron si è ridotta ancora di più e soprattutto durava poco. Pur non di meno, diciamo, si è continuato a perseguire quella che era la linea del Green Pass, che anche noi stessi a un certo punto abbiamo detto, diciamo chiaramente che si tratta di uno strumento per indurre a vaccinare, tanto che poi venne introdotto anche l'obbligo, tardivamente rispetto a quella che voleva essere una copertura vaccinale di popolazione. Però poi alla fine, ecco, fare i ragionamenti scientifici con il senno del poi è molto semplice, perché poi Omicron di fatto ha sparigliato le carte, ha fatto saltare, certo, il tema del distanziamento, ha fatto saltare il tema della disinfezione delle superfici, ha reso sostanzialmente inutili due dosi di vaccino, quindi ci siamo spostati alla gestione di una patologia completamente differente, che sia nelle misure di sanità pubblica sia in quelle di terapia ospedaliera è cambiata completamente. Quindi noi oggi dobbiamo ragionare con l'evidenza di oggi verso quelle di domani, andare a fare il revisionismo storico e prendere decisioni politiche in relazione al revisionismo storico credo che oggi serva relativamente a poco. Allora, le faccio una domanda a Cartabellotta, perché lei faceva riferimento alle nuove varianti che hanno anche cambiato la natura del virus. Adesso si parla tanto di questa Centaurus. Lei ci sta dicendo che il secondo richiamo
non è necessario, cioè va fatto solo per le persone fragili. Io per esempio che ho 40 anni e apparentemente sono di buona salute, non lo devo fare il secondo richiamo, la quarta dose. Ma io mi attengo in questo momento a quelle che sono le raccomandazioni relative alla quarta dose, che rispetto alle due circolari ultime del Ministero, diciamo vecchio governo, governo Draghi, quindi Ministro Speranza, raccomandano la fare la quarta dose soltanto alle persone che hanno più di 60 anni, che sono fragili, che stanno nell'RSA, agli operatori sanitari e sociosanitari e alle donne in gravidanza. Questo è, diciamo, quello che viene raccomandato. Poi tutti gli altri dicono possono accedere al vaccino in relazione a quella che è una scelta individuale. Cosa significa questo? Che il profilo rischio-beneficio, poi è chiaro che non tutti, per esempio prendiamo la fascia 50-60 anni, sono barra siamo tutti uguali, perché io rientro là dentro, ci sono persone in perfetta salute e persone che invece hanno patologie concomitanti, quindi le raccomandazioni generiche devono poi essere personalizzate grazie anche al consiglio del proprio medico, chiaro, o di famiglia o di altri specialisti, quelle che sono, diciamo, le scelte individuali. Però il messaggio a mio avviso oggi deve essere, oggi il vaccino rappresenta un'arma straordinariamente efficace per proteggerci dalla malattia grave. Per quello che riguarda la riduzione del contagio è un aiuto in più. Se dovesse esserci un'importante circolazione virale, sicuramente, certo, chi è vaccinato si infetterà meno, ma per esempio nei luoghi chiusi affollati è evidente che in un momento di grandissima, chiaro, ripresa della circolazione virale, la mascherina potrebbe aiutarci insieme alla vaccina. A lei come la vede? Cioè rinunciare a quello strumento che ha condizionato la vita di noi tanti che ci siamo contagiati col Covid? Ma guarda Francesco, io credo che sono sempre molto pragmatico, come sai, cioè oggi l'asintomatico infetto non dovrebbe quasi essere conosciuto, quindi se noi facessimo un utilizzo dei tamponi soltanto per le persone sintomatiche, gli asintomatici, tranne rari casi, praticamente sarebbero una sparuta minoranza. Quindi il vero problema è quanto noi stiamo esagerando con l'esecuzione dei tamponi, e poi tra l'altro quanti di quelli che si sono tamponati in autogestione lo rendono noto alle autorità sanitarie, perché non vorrei che anche qua stessimo creando, voglio dire, una cornice normativa che ritengo assolutamente ragionevole dal punto di vista scientifico, che però poi riguarda una minoranza di persone, sono veramente, chiaro, una manciata, voglio dire, della popolazione, perché oggi il tampone è raccomandato a chi è già asintomatico, certo, quindi lo screening per gli asintomatici o per i contatti non è più raccomandato. Quindi la mia domanda è: chi sarebbero dal punto di vista pratico tutti questi asintomatici a cui noi dovremmo ridurre l'isolamento o l'isolamento domiciliare a casa? Mi sembra la miglior risposta possibile formulata in forma di domanda. Grazie a Nino Cartabellotta e a Maria.